Ma il nome è quello! Il nome è quello! È... con anche quella lineetta strana sulla I. Adesso lo vedo. Adesso lo vedo se effettivamente è l'account di questo youtuber qua. Potrei un po' fargli uno scherzetto. Facciamo così. L'hacker è tornato, ragazzi. Non credo ai miei occhi. Guardate voi stessi. È qua nella lobby e dice di aver hackerato l'account Fortnite di uno youtuber famosissimo. Secondo me non è vero, non so se è vero o no, però lui dice che sia vero. È vero oppure non è vero? Io te lo dimostrerò anche, tranquillo. Ma scusa, ma di chi è? Chi è questo youtuber che hai hackerato? Vabbè, ma mica è così semplice che te lo dica, se no non aveva senso neanche che io ti facessi venire qua. E perché mi hai fatto venire qua? Cioè, cioè, che senso ha? Volevo farti vedere quanto sono forte, perché tu ogni volta mi prendevi un po' in giro, mi facevi le scherzetti. Quindi tu hai migliorato le tue abilità da hacker, dici? Allora, ti stai bene a sentire, ti propongo una sfida. Sentiamo. Allora, tu devi andare in pubblica, devi fare delle kill. Ogni kill che tu farai, tu mi potrai fare una domanda e potrai capire chi è questo fantomatico youtuber. Una domanda qualsiasi? Una domanda qualsiasi, però potrai soltanto rispondermi con sì o no. No, tu potrai solo rispondermi con sì o no. Sì, esatto. E se perderai la sfida, io ruberò il tuo account. Il mio account. E lo eliminerò per sempre. Va bene. Non è vero niente, non è vero. Lo eliminerò per sempre e sarà finalmente mio. No, allora, non so se quello che dice è il vero, se veramente ha rubato l'account di uno youtuber. Allora, quindi, ricapitolando, fammi capire, se io adesso vado in pubblica, ogni kill che faccio, ti posso fare una domanda, ma tu puoi rispondermi solo sì o no? Esattamente, però ricordati sempre che c'è portato domanda. In ballo. Qualsiasi. Va bene, dai. Vabbè, io intanto mi metto già a cercarti le mail. Ragazzi, non so se quello che dica è il vero. Sono un po' preoccupato, lo devo ammettere. Ma soprattutto, sono supportato nello shop da tutti voi col codice supporto a un creatore OTPFI. Vi ricordo assolutamente di metterlo se volete sostenermi. Si scrive così come lo leggete sopra la mia testa. Grazie di cuore a tutti coloro che mi supporteranno utilizzando il codice. E se poi magari mi ripostate in una storia Instagram, io vi risponderò su Instagram. Ma ora andiamo a scoprire chi è questo youtuber. Quasi quasi direi di buttarmi in una città che conosco bene, perché almeno così sono sicuro che non possa essere colto alla sprovvista. Ah, una mitraglietta, già posso prepararmi a fare il sederino ai nemici. Ho delle armi che ci stanno, però mi manca assolutamente un pompa. Raga, ma voi cosa ne pensate della skin di Harley Quinn? Cioè, secondo me è una skin fantastica, è veramente veramente bella. Quale stile preferite di più? Questo o l'altro? Oppure non vi piace proprio? Fatemelo sapere nei commenti, perché boh, a me piace tantissimo come skin. Sono davvero contento che l'abbiano messa. Mi manca solo la skin di Joker e siamo proprio al completo. Secondo voi la metteranno oppure no? Peccato che non gli abbiano messo un backpack. Secondo me se lo meritava. Cioè, ci poteva veramente stare il backpack ad Harley Quinn. Sapete perché Harley Quinn distrugge i suoi nemici? Perché non capiscono una mazza. Perché non capiscono una mazza. Ridi, hacker. No, fai venire la depressione. Eccolo un nemico. Preparati perché dovrai dirmi proprio. Preparati. Oh, una kill. Easy. Ora dovrai svelarmi un indizio in più. Sei pronto? Allora, cosa posso chiederti? Fammi pensare. Intanto, partiamo dalle cose semplici. È un mio amico? Beh, diciamo sì, è un tuo amico, dai. È un mio amico? Quindi potrai conoscerlo. Allora, adesso ci penso. Intanto ho visto dei nemici là, adesso vado a dargli la caccia. Che magari ho un'altra domanda a disposizione. Forza, tanto sei scarso, morirai il prossimo. La partita di prima, non so perché mi ha disconnesso per, non lo so, qualche motivo mi ha crashato il server. Non ho capito bene, mi ha disconnesso. Di conseguenza mi sto ributtando in partita e sono sicuro, preparati hacker, che ucciderò un bel po' di gente. Infatti guarda quanta gente si butta, dai che qua indoviniamo chi è lo youtuber. Comunque non è stato un caso, sono stato io. Sì. Avevi paura, sapevi che stavo già spaccando e allora hai deciso di... Certamente, sì. Ho proprio paura.
tanto, tanto, tanto. Ragazzi, lo skinner è qui. Due kill, attenzione. Attenzione che qua abbiamo già due kill. Allora, vediamo un po'. Devo pensare alle domande. Ma aspetta che qua forse ce n'è un altro. E se ce n'è un altro, allora magari mi accaparro una kill in più. Vediamo un attimo. No! Però, ho due domande. E visto che ho fatto due kill di fila, ho anche la seconda possibilità perché lo decido io. Allora, vediamo che domanda posso farti per capire. Allora, so che è un mio amico, allora pensando ai miei amici, beh, mi viene naturale chiedere, ha più di 200.000 iscritti? Sì. Sì? Sì. Ha più di 200.000 iscritti. Beh, ho un'altra domanda. Ha più di 18 anni? La risposta è sì. Allora non sono né Zerbian né Cap. Boh, potrebbero essere Crazy, potrebbe essere Luca Ofra, Diego, potrebbero essere... Ma scusa un attimo, ma perché tu hai hackerato questo account? Boh, sai, posso farci un sacco di cose. Posso dargli in un contest. Ma posso come venderlo. Un contest? Che ne sai, posso venderlo, posso farci un sacco di soldi. No, se è l'account soprattutto di un mio amico, assolutamente no. Vabbè, ma tanto te non mi sentirei per molto tempo. Forse no, dipende. Vedrò. Oh! Una kill! Non hai fatto una kill, vero? Sì. No! Ho fatto proprio una kill! Ho fatto proprio una kill e sto per farne un'altra. Oh! Un'altra kill! Sì. Ho fatto due kill. Allora. Vediamo, penso un attimo. Boh, mi viene da chiederti, è moro o biondo? È biondo. È biondo? E un'altra domanda che posso fare. No, aspetta, io avevo detto che potevi rispondere soltanto sì o no. Vabbè, ma è come se ti chiedessi, è moro, se non è moro è biondo. Cioè, uno o è scuro di capelli o è chiaro di capelli. Vabbè, allora ti chiedo, è chiaro di capelli? Ha una tonalità sì. Chiara? È ok, chiaro. È chiaro. È chiaro? Sto facendo troppi kill per la mia opinione, dovresti smettere. Oh, un'altra kill! Ho un'altra domanda per farti. Mi ha ucciso con una granata, però ho ancora l'ultima domanda. Ho l'ultima domanda. E questa secondo me mi aiuterò tantissimo. Il nome del canale è composto da una o più parole? Cioè è composto da una sola parola? Il nome del canale. Tipo Pura Fibra Italiana è una... Cioè, no, beh, Pura Fibra Italiana sono tre parole. Ma è tutto attaccato, quindi è una. Ma tipo... Shiko Kujin è una parola. Il nome è composto da una parola oppure da più di una parola? Da più di una parola. Più di una parola? No. Per l'esattezza tre. Tre? Sì. Aspetta, di canali Crazy Mad ne ha due. Più di una parola. È Diego! Diego quello abusivo. È l'unico che mi viene in mente. Diego. Esatto, è lui. Esatto. E adesso ho io in mano il suo account. Ma raga! Ma il nome è quello! Il nome è quello! Ex Diego abusivo con anche quella lineetta strana sulla I. No, però secondo me si è semplicemente cambiato il nome. Cioè, saprebbero farlo tutti questo. Avrai cambiato il nome e avrai usato un carattere speciale di cui magari io non mi rendo conto. Magari avrei usato uno spazietto in più tra Diego e abusivo. Probabilmente qualcosa del genere. Raga, sono andato appena adesso a vedere un video di Diego. Ed è vero, è lo stesso identico nome. Questo qua è uguale a questo. Qua è piccolo, non lo leggete, ma vi assicuro che è uguale. No, io adesso faccio un audio a Diego, caro mio. Io glielo dico subito. Oh, cosa devo dire? Guarda che ti hanno hackerato l'account. C'è l'hacker, quello che mi ha regalato il Vax, che ha il tuo account. È qua davanti a me. Sì, va bene. No, ma senti un po', ma fammi vedere se effettivamente quello è il suo account. Raga, sono in caricamento. Voglio proprio vedere se effettivamente è il suo account. Secondo me mi sta facendo tutto uno scherzo. Cioè, secondo me ha preso un account, ha cambiato il nome e l'ha reso molto molto simile
con dei caratteri molto simili, ma in realtà semplicemente aveva giusto due skin che aveva anche Diego. No, no, adesso lo vedo. Adesso lo vedo se effettivamente è l'account di questo youtuber qua. Raga, caricamento, momento suspense, vediamo. Cavolicchi! È proprio lui! È proprio lui! È l'account di Diego! Ha tutte queste skin! Ha tutte queste skin! È sicuramente un account serio! È l'account di Diego! No, 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 no. Bro, veramente ti ha creato l'account. Mi ha passato i dati. Sono dentro il tuo account, bro. Sono dentro il tuo account. Ti conviene cambiare password e magari se riesci il Gmail collegato contattando la Epic, se no qua. Ma effettivamente, essendo che ho il suo profilo, ma potrei fargli uno scherzetto? Potrei magari cambiargli un po' skin, modificargli i settaggi, i filtri grafici, le impostazioni. Potrei un po' fargli uno scherzetto. Facciamo così, se arriviamo a 5000 mi piace, io rientrerò nell'account questo qua di Diego e gli farò un bello scherzetto. Un bello scherzetto gli farò. Se arriviamo a 5000 mi piace, dai, vediamo. Non so se ci arriviamo, però voglio fargli proprio un bello scherzetto.